Una PMI innovativa operante nel settore nutraceutico. I prodotti della società sono realizzati con materie prime innovative e naturali e l'attività di ricerca e sviluppo è realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. Loro sono parecchio attive sulle questioni dell'università. È stata fondata nel 2013, quindi è una società relativamente giovane e tra l'altro con già un fatturato abbastanza importante per essere attiva soltanto nel corso degli ultimi 7 anni. La società ha sede operativa a Leinate e ad oggi conta all'incirca 50 dipendenti. Ha debuttato sul Lime da poco, marzo del 2018, raccogliendo circa 3,1 milioni di euro ad un prezzo di 7 euro per azione. Forse ce l'abbiamo fatta col nostro Cristian Frigerio. Buongiorno Cristian, vediamo se ti sentiamo adesso. Eccoci, buongiorno a tutti. Come va? Tutto bene Cristian? Tutto bene, grazie. Magnifico, allora io ho già fatto, sono già partito e ho fatto l'overview della società. Da adesso in poi ti cedo volentieri la parola per parlare di analisi fondamentale e dati di bilancio. Prego. Sì, passando velocemente ai dati di conto economico, recentemente la società ha pubblicato il bilancio 2019, un bilancio che mostra un valore della produzione pari a 10,5 milioni di euro, in crescita del 16,7% rispetto al 2018, un EBITDA che ha sfiorato i 2 milioni di euro con una marginalità di poco inferiore al 19%, un EBIT pari a circa 870 mila euro e un risultato netto di circa 600 mila euro rispetto ai 280 mila euro dell'esercizio 2018. Vediamo negli ultimi 3 esercizi una forte crescita del valore della produzione che sostanzialmente è raddoppiato, passando appunto da circa 5,3 milioni del 2017 agli oltre 10 milioni dello scorso anno, un EBITDA che è triplicato e un risultato netto che è sensibilmente cresciuto rispetto al sostanziale pareggio del 2017. Quindi risultati sicuramente interessanti sul fronte della crescita, ma anche sul fronte della marginalità nel 2019. Per quanto riguarda i dati di stato patrimoniale, vediamo il patrimonio netto che è cresciuto a 5,24 milioni, nel 2017 era di poco superiore ad 1 milione di euro, c'è stata una crescita sicuramente per via delle risorse raccolte in fase di collocamento, ricordiamo circa 3,1 milioni, e crescita derivante anche ovviamente dagli utili capitalizzati. La posizione finanziaria netta è a fine 2019 positiva, quindi cassa netta per circa 700 mila euro rispetto all'indebitamento netto di circa 140 mila euro a fine 2018, anche qui quindi una dinamica positiva. Sul fronte dei flussi di cassa abbiamo un cash flow operativo per circa 2,4 milioni nel 2019, flusso di cassa da investimenti negativo per circa 1 milione di euro, quindi al netto degli investimenti l'attività operativa ha generato un flusso di cassa positiva per circa 1,5 milioni di euro. Sul fronte degli indicatori di redditività abbiamo un ROE di poco superiore all'11%, mentre il rendimento del capitale investito è pari a circa il 19%. Sul fronte appunto degli indicatori di indebitamento non c'è nulla da dire, la situazione finanziaria e patrimoniale è solida, appunto ricordiamo la posizione finanziaria vede una cassa netta positiva per circa 700 mila euro. Sul fronte degli indicatori di multipli, gli indicatori relativi alla valutazione, sulle ultime stime aggiornate per l'esercizio 2020, ai prezzi attuali il titolo viaggia a 6,2 volte di EV e EBITDA e a 22,9 volte di price earnings circa, valori che possiamo confrontare con 8,9 volte di EV e EBITDA di valore mediano delle società comparabili quotate su AIM e 24,3 volte di price earnings sempre di valore mediano delle società comparabili quotate su AIM. Quali sono questi comparabili? Arterra Bioscience,
Fine Foods and Pharmaceuticals, Friulchem, Pharmanutra, Scedir Pharma. Questo è il campione di società comparabili che ho utilizzato per fare il confronto sui multipli. Vediamo che Colinfarma è sostanzialmente a sconto a livello di EV/EBITDA rispetto ai comparabili, a livello di price earnings è più o meno in linea, leggermente a sconto. Da precisare che la società non ha emesso warrant, quindi non ci sono warrant in circolazione, non ci sono prestiti convertibili, quindi dal punto di vista della potenziale diluizione non c'è nessun rischio al momento. La società, ricordiamo, i prezzi attuali, ovvero 9 euro per azione, capitalizza circa 15 milioni di euro, mentre il flottante si attesta al 40,38%, flottante che è cresciuto anche di recente per effetto di operazioni di collocamento del capitale, flottante che sicuramente adesso è molto elevato e questo può essere magari positivo in ottica futura, magari anche dal punto di vista della liquidità del titolo. Sul fronte delle ricerche segnalo l'ultima ricerca di Envent pubblicata in data 30 aprile 2020. Envent indica un target price di 13,69 euro per azione, che corrisponde ad un upside teorico del 50% circa rispetto ai prezzi attuali del titolo, ovvero 9 euro. Envent stima per il 2020 ricavi a 9,5 milioni, sostanzialmente in pareggio o comunque in lieve crescita rispetto al dato del 2019, un EBITDA di 2,2 milioni con una marginalità del 23%, un utile netto di 700 mila euro e cassa netta in crescita ad 1,4 milioni. Quindi dal punto di vista di Envent abbiamo un 2020 visto più o meno stabile rispetto al 2019, quindi un 2020 di consolidamento con però una dinamica ancora positiva a livello di posizione finanziaria e di cassa netta, quindi di generazione di cassa. Appunto, ricapitolando, abbiamo una società che negli ultimi anni è cresciuta a ritmi sicuramente molto interessanti, è cresciuta a livello di marginalità. E vediamo nel 2019 che la società ha archiviato l'esercizio con margini sicuramente buoni, sicuramente interessanti. Al contempo vediamo un 2020 che sulla base delle stime degli analisti è un 2020 di consolidamento, quindi di rallentamento della crescita, che però potrebbe essere anche diciamo così propedeutico poi a nuovi sviluppi per i prossimi esercizi. Questa è una società che è molto attiva anche negli ultimi mesi sul fronte dei brevetti, ricordiamo diversi brevetti ottenuti negli Stati Uniti e in altri paesi esteri, quindi sicuramente dal punto di vista dei prodotti e dell'attività anche a livello internazionale si sta dando molto da fare. Vediamo che un titolo che complessivamente è ancora potenzialmente a sconto rispetto ai comparabili, e quindi da questo punto di vista può essere ancora un'opportunità interessante da seguire. Certo. Alla fine il pollicione di Frigerio, quindi mi pare di capire all'insù. Sì, beh, è una bella realtà, è una bella realtà sia dal punto di vista dei dati storici che dal punto di vista delle prospettive magari per i prossimi esercizi. Quindi, e anche dal punto di vista ovviamente della valutazione, ancora potenzialmente a sconto. Va bene, allora grazie mille al nostro Cristian Frigerio per l'analisi fondamentale di Colinfarma e a lunedì. Ciao Cristian. Ciao Emeric, ciao a tutti, grazie mille. Grazie mille.
Allora, piccola rettifica su quello che vi ho detto prima, la fascia trading domani non c'è perché lasciamo spazio a Italia Oggi per spiegare bene il decreto, insomma è una cosa molto importante e perciò cediamo volentieri il passo ai nostri colleghi di Italia Oggi, mentre invece Trading Nation, che non c'è oggi, ci sarà domani perché i mercati americani riprendono. Detto questo, grazie a tutti per l'attenzione e dunque a domani con Trading Nation 14:20, fascia trading, non ci siamo.